siamo io e Alfredo che ha deciso che mi vuole fare un regalo per Natale molto speciale, magico, magico. E mi puoi dire solo l'iniziale, diciamo, del negozio? E qual è questo iniziale? Buongiorno, allora io già attivissima al montaggio del video. Mi fa strano perché prima io montavo i video sempre con il cellulare e quindi stavo sempre col cellulare a cercare di montare, mettere canzoni. Comunque mi rendevo la vita, devo dire la verità, molto difficile perché vedendo il programma ora di montaggio dei video, che un tempo mi sembrava una cosa assurda, adesso è diventata, diciamo, una cosa molto molto semplice per me. È vero che, diciamo, monto i video comunque in maniera abbastanza elementare, quindi non metto niente di particolarmente trascendentale. Allora, oggi il calendario dell'avvento l'ho aperto su Instagram perché sono vari anni che io apro il calendario dell'avvento su Instagram, quindi quest'anno invece l'ho aperto sul canale, quindi sui Vlogmas, nei Vlogmas. E molte ragazze mi hanno detto: perché non apri più il calendario dell'avvento su Instagram? Ma quest'anno non l'hai comprato, quindi diciamo, ho fatto contente anche loro. L'ho aperto su Instagram, quindi vi metto le storie di quello che è uscito oggi nel calendario dell'avvento e se volete, seguitemi anche su Instagram, ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Raga, buongiorno. Allora, per chi non mi seguisse sul canale, questo è il mio calendario dell'avvento. Come vedete, la maggior parte delle caselline sono aperte perché le apro tutti i giorni nei miei vlogmas. Però oggi voglio aprire una casellina insieme a voi qui su Instagram. Quindi ci tocca la numero 15. Sembra piccolina, vediamo che cos'è. Wow, una bellissima crema anti-age. Bellissima. Questa è un'ottima marca, la conosco. Raga, volevo farvi vedere le mie super ciabattine che ho comprato un po' di tempo fa, tipo l'anno scorso, e mi ero dimenticata di avere, però diciamo sono molto basse e sarebbe stato meglio se io avessi avuto, che ne so, un parquet o un pavimento riscaldato, però comunque sono molto comode perché sono di pelo dentro, molto molto carine. Che dite? Vi piacciono? Allora, ho appena sentito Alfredo, mi ha detto che lui aveva pensato ad un regalo di Natale per me un po' speciale e che me lo va a portare oggi in realtà a scegliermelo. Lui sa che io adoro le sorprese, però a quanto ho capito, diciamo, essendo un regalo forse un po' costoso, anche se lui non mi ha detto niente, ha detto è meglio che tu te lo scelga. Così che magari se dobbiamo fare sto regalo lo facciamo che a te piace per davvero. Perché comunque io ho un po' vergogna quando devo dire che non mi piace il regalo in generale con lui o con le persone. Però diciamo, nonostante io abbia confidenza, ho questo brufolo, diciamo, ho vari brufoli che in questi giorni mi stanno accompagnando in questo percorso che porta verso il Natale e avrei dovuto averli dopo i brufoli. In realtà io mi anticipo,
come in molte cose. Quindi oggi pomeriggio andiamo con Alfredo, a quanto ho capito vuole andare a Napoli e quindi immagino qualche negozio griffato perché altrimenti andremo vicino da noi. E però vi porto con me, vloggerò sicuramente e vi faccio vedere. Nel mentre mi do una sistemata. Cerco un po' di mettere a posto e tutto e ci vediamo dopo. Intanto sempre col pigiamino e super vestaglia. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so. Siamo bloccati nel traffico di Napoli. Zitto. E siamo io e Alfredo che ha deciso che mi vuole fare un regalo per Natale. E, però ha detto che dobbiamo andare in un posto molto speciale, magico, magico. E forse, ma io devo indovinare o mi porti direttamente tu? Indovinare. Ma di cosa si tratta? Allora, questo è il regalo di Natale, diciamo, no? Però ha detto che in realtà, visto che è un po' costoso, me lo devo scegliere. Quindi, vabbè, giustamente ha ragione, perché sono un po' particolare, quindi se tu poi mi regali una cosa che mi piace, lo sai, no? Io non è che, diciamo, mi sembra brutto dire che non mi piace. È vero. Bravo. Dove lo devi tenere? Quindi me la devo tenere, quindi la scelgo. Quindi niente, ma mi puoi dire solo l'iniziale, diciamo, del negozio? Scusa, mi hai firmato. Cosa... da bancherella. Yeah. Scusa, mi hai firmato o no? Sì. E quindi c'è un iniziale? Sì. E qual è questo iniziale? G. G. G di Gino. E come finisce? Scusa, dimmi solo l'inizio e la fine. Non si può dire? No. Vabbè, ma mi stai portando. G di Gucci. No, vabbè, Gucci. Sì, G di Gucci. Ma non che andiamo da Gucci. No. Oh. Non so se sono delusa o amareggiata. È G di Gucci o andiamo da Gucci? Oh, Gucci di Gucci. Ah, Gucci di Gucci. Va bene, allora scelgo. Scelgo, mi metto sul sito. Gucci di Gucci. Sì. Vabbè, no, ma non devi fare questi regali così importanti. Siamo, allora che abbiamo idea, dai. No, vabbè, comunque c'è peccato. È peccato, troppi soldi. No. Ah, che ne so, come vuoi. Non lo faccio specialmente. A sera dice che non devo stare con la fotocamera fuori al finestrino, perché se la ruba. È vero? Ma chiudo, chiudo e mi metto fuori. Ah, sono qui, non c'è la telecamera. E candy? Che palle. Raga, siamo nel parcheggio, vedete quanto è bello questo parcheggio? Cioè c'ha tipo una sala interna. Questo no, amo, non voglio scendere con l'ascensore. No, no, ho paura, andiamo, vieni.
questo non, allora, non lo usa mai nessuno, poi lo devo prendere io che poi mi devo bloccare pure. Che bellissimo. Ma allora stiamo andando sul serio? Sì. Fammi vedere un attimo come funziona. Raga, regalino comprato, allora non stava scherzando. Veramente voleva andare là. Adoro, grazie, Bubi. Grazie. Raga, allora avete visto? Abbiamo mangiato un po' di schifezze perché io, tra l'altro, avevo detto al Alfredo che volevo il gelato. Lui ha detto no, ma tu mangi sempre schifezze, queste cose. E poi che cosa scelto? Il tagliere di salumi e formaggio. Che più goloso di quello non ce n'è. Comunque, allora niente, quindi abbiamo mangiato un po' e siamo un po' rifocillati. Comunque abbiamo fatto una bella passeggiata, ma la cosa più carina e dolce che ha fatto Alfredo oggi è fare quel bellissimo regalino. E poi ve lo faccio vedere, e però sono abbastanza contenta. Ancora, quella a metà. In fondo lui è dolce comunque, anche se non si direbbe, però molto dolce. Poi comunque gireremo sicuramente il video insieme, perché mi avete fatto un sacco di domande. Sì, lui è un po' timido, però una volta già lo facemmo un video. E niente, quindi faremo questo video insieme, perché mi avete fatto un bel po' di domande. E niente, quindi lo mettiamo un po' in difficoltà. Quali sarebbero le domande? Le domande che hanno fatto le ragazze, o che ne so. Devo vedere meglio perché poi l'ho vista, ho dato un'occhiata, però comunque preparati al peggio, mi raccomando. E quindi niente, ci vediamo domani con un nuovo vlogmas e vi mando un bacio. Baci, salutate.